Allora, ragazzi, ho passato una notte d'inferno, credo che sia una delle peggiori a livello di incubi mai avvenuta da quando fui minacciato dai demoni la prima volta. Ve l'avrò detto in un altro dei video. Io stavo per aiutare una persona, dandole una protezione, e i demoni mi sono apparsi in sogno. Mi hanno devastato dicendomi che non l'avrei mai dovuta aiutare perché comunque doveva passare delle cose. E quindi niente, non l'ho fatto. Ho accettato e mi hanno lasciato in pace. Questa volta non erano demoni, non l'ho percepita così, ma mi hanno lasciato una marea di messaggi. Soprattutto il primo, io ho capito che era un messaggio per qualcuno che non ero io ed è uno di voi. Ora, occhio però con la suggestione, perché non andate a cercare spiegazioni strane. Colui che è il destinatario del messaggio lo deve capire a bomba che è per lui. Non deve andare a cercare o a far cose, perché io ho già recapitato altre volte messaggi. Era sempre istantanea la cosa. Ora vi dirò i tre messaggi, anzi il terzo penso che sia per me, ed è inquietantissimo, e vi parlerò nel dettaglio del sogno. Ma prima è importante che vi dica che dovete stare molto attenti alle parole che usate, perché ok, io ho le mie convinzioni, ma molti di voi sono estremisti nel loro credo. Estremisti non nel senso negativo, nel senso che ho notato questa enorme varietà di pubblico che ho, che è incredibile, perché solitamente un canale come il mio ha tutta una serie di persone che sono o scettiche o credenti. Allora, io ho tanti estremisti, no, estremisti è il termine sbagliato. In realtà persone, ecco, molto credenti in una certa cosa. Quindi allora ho persone estremamente scettiche che mi hanno detto ultimamente che è tutta suggestione quello che sta succedendo, tutta quanta. L'audio doveva essere un'interferenza, anche se l'interferenza è un'altra cosa, non appare sul microfono a condensatore che ti prende pochi centimetri insomma, le interferenze sono altre cose. Il riverbero, mi è stato detto, il riverbero della voce. Con un microfono a condensatore che di echi non te li farà mai neanche in una stanza con l'eco, praticamente. E poi non era un eco, non era un eco, un saluto. C'è stata la pausa silenziosa e poi la parola che era completamente diversa. E questa è una cosa. Quindi ci sono gli scettici che mi parlano di suggestione, di tutto quello che sta accadendo adesso. Poi ci sono i cattolici puri che dicono che è pericolosissimo, che tutto quello che è voci e cose sono demoni. Per forza, sempre e comunque. Poi ci sono quelli, sì, che credono ad altre cose. Comunque, allora, c'è gente che mi ha detto che io camperò poco perché parlo con gli spiriti in questo modo, perché ho fatto rituali. Ragazzi, se fosse veramente vero, perché c'è un sacco di gente che mi sta dicendo che siccome ho fatto tanti rituali, ora sta arrivando tutto. Ma tutto cosa? Cioè, mi è arrivato un audio. Mi è arrivato un audio, un EVP. Ho avuto un incubo. Ho fatto dei lavori con le mani a ottobre che mi hanno lasciato una ciacchetta al mignolo, che tecnicamente non è neanche nulla, e questa sarebbe morte prematura poi. Cioè che mi stanno uccidendo. Io sono stato molto peggio in passato, fidatevi. Io mi sento bene, completamente bene. Al di là di momenti in cui ho l'ansia per cose mie, cose varie, però quello che ho non è niente. Cioè, a confronto di quello che potrebbe essere una patologia particolare, no, io vivo la mia vita regolarmente, senza nessun problema. E se fosse vero questo, se secondo voi è vero che sono i rituali, allora tutti quelli che fanno i rituali sul web, che fanno tipo un video al giorno solamente di rituali, di interazioni strane, tavola Ouija go go continuamente, che mostrano interazioni subito sul momento, che appaiono i demoni, che sollevano cose, cacchio, quelli sarebbero morti e sepolti già da 7.000 anni. Cioè, dopo i primi due rituali, dove vedi che ti succede il mondo della roba, Madonna, sei morto praticamente. A me non è successo niente quasi mai, ma improvvisamente il problema adesso si riversa su di me. Per cosa? No. Non è una. O avviene lì o non avviene. Per dei rituali che sono finti, palesemente finti, solamente perché ci può essere qualche interazione di. Allora, sì, Andres mi ha messo in guardia dicendo: guarda,
occhio, perché comunque tu non sai mai che hai dall'altra parte, quindi prima o poi ti potrebbe arrivare una presenza che è un po' più maligna. Ma mi ha detto così, prima o poi, tu non hai niente adesso, mi ha detto. Ieri l'ho sentito e mi ha detto che va tutto bene, che non ho niente di che, però se vuole mi fa questa pulizia energetica. E la farò. Io ho intenzione poi di intervistarlo di nuovo, quindi parliamo un po' anche di questo. Magari ridirà le stesse cose, poi se durante la pulizia energetica vedrà qualcosa, lo dirà e ve lo dirò anche io. Però lui tendenzialmente ha detto che va tutto bene e mi ha rassicurato anche su quell'audio, mi ha detto che sì, è una presenza, ma niente di che, va tutto bene. E mi ha detto che devo imparare a proteggermi meglio. E mi diceva sempre: non basta il fatto che tu non entri nei posti infestati, ma anche se attraversi un campo dove ci sono stati degli stermini, può essere pericoloso. Ma anche lì ci sono i canali YouTube dove fanno solamente indagini paranormali in luoghi maledetti tutte le volte e sono tutti lì che stanno bene. Cioè, nel senso, bisogna scindere un po' e capire quello che è vero da quello che è falso, bisogna essere equilibrati. Non mi sta succedendo niente di eccezionale, se non il messaggio è eccezionale. Quello è stato un evento incredibile su cui stavo indagando. Per il resto niente di nuovo, ragazzi, niente di nuovo. Le cosette che mi porto dietro ce l'ho da mesi, mesi e mesi in miglioramento, ma non c'entra niente con l'evento di adesso, con rituali o cose del genere, ve l'assicuro. D'altro canto, però, tutti quelli che pensano che tutto quanto sia suggestione, che non esistono le presenze, a un certo punto vi dovete fare due domande, perché io vi sto mostrando diverse prove. Certo, io posso falsificare tutto, sì, lo so, ma ve l'ho detto, sul fatto dell'audio qualcuno non ci credeva, non gli avrei fatto dire una parola incomprensibile, gli avrei detto qualcosa tipo muori o una cosa molto più scenografica, non una roba incomprensibile che ho fatto esaminare a tutti. E purtroppo mi sono arrivate feedback allucinanti sull'analisi. C'è gente che diceva che è una parola, gente che ne diceva che era un'altra, tanti esperti, ma tutti questi esperti hanno la loro opinione che è diversa, io non ci capisco più niente alla fine. Comunque vediamo poi Andressa cosa mi dirà di più. Adesso vi dico quello che è successo come incubo, e a sto punto mi viene in mente che, magari, visto che Andressa mi deve fare la pulizia energetica, magari qualche presenza sia un attimo stizzita, perché sa che magari non lo so, e quindi è venuta a rompermi le palle in sogno, io non lo so. È stato un incubo pieno di messaggi. Fidatevi che io so quando mi vogliono dare un messaggio e quando è un sogno, perché poi mi svegliano subito e mi sono segnato le cose. 3-4 volte ho sognato cose diverse con messaggi finali da segnarmi. Adesso prendo il cellulare perché non mi ricordo a memoria i dettagli dei messaggi. Allora, nel primo sogno io ho sognato che stavo dormendo e accanto c'era la mia fidanzata e lei a un certo punto si è girata verso di me e con i pollici mi ha cominciato a graffiare gli occhi. Io li tenevo chiusi serrati, ma lei mi graffiava le palpebre, fortissimo. Poi è passata a graffiarmi le braccia e altre parti del corpo. Io cercavo di svegliarla, ma lei era come posseduta da un'entità maligna e mi voleva fare del male. Questo era il sogno. Poi la cosa è variata e ho sognato la mia ex, che veniva posseduta anche lei, mi ha guardato e lì mi ha detto il messaggio, il primo messaggio, mi sono svegliato subito dopo. Questo è il messaggio che è rivolto ad uno di voi. Io non so se hanno usato lei così o se c'entra, non credo che c'entri in realtà, forse è semplicemente un caso che abbiano usato l'immagine di lei, però il messaggio è questo. Io spero che qualcuno mi possa dire se capisce al volo di cosa si tratta, ma senza neanche dirmi se è un segreto, ma se ha capito oppure no. Il messaggio è: la pistola è nella tasca di GP. GP sembra un iniziale, tipo nome e cognome. Però io ho pensato a tutte le persone che conosco, non ne ho neanche una che si chiama con GP. Oltretutto io non ho casi che coinvolgono omicidi in famiglia, quindi non è un messaggio per me. GP, G come Genova, P come Palermo. La pistola è nella tasca di GP. Secondo messaggio, qui mi è arrivato mentre mi stavo riaddormentando. Toma, vai con Giulia. Anche qui non ho idea di cosa sia Toma, potrebbe essere un soprannome. Toma vuol dire anche prendi in spagnolo, ma qui era
Mi è stato detto come se fosse un nome, un soprannome. Toma, vai con Giulia. E il terzo è per me. E era un altro sogno, ma non mi ricordo i dettagli del sogno. Mi sono segnato il messaggio al volo. È in arrivo per te una pallottola spuntata. Che sì, verrebbe da collegarlo al fattore pistola nella tasca di GP, ma una pallottola spuntata, che non credo che sia il film, cosa significa? Io l'ho interpretato come qualcosa o qualcuno che mi vuole fare del male, ma non ce la farà. Quindi una pallottola spuntata, un qualcosa che alla fine non mi danneggerà. E poi mi avverte, in arrivo per te una pallottola spuntata. La cosa è inquietante, ragazzi, io ho dormito malissimo, veramente. Ma non fisicamente, proprio a livello di incubi. Quando mi sono svegliato ben riposato, perché ho dormito profondamente, ma ho fatto questi tre sogni staccati che mi hanno inquietato, ecco. E non so cosa pensare, però sono contento a sto punto di farmi fare una pulizia energetica da Andres, perché alla peggio non mi cambia niente, ma non ci rimetto, e di sicuro non mi fa male. Come mi ha detto anche la ex proprietaria della mia casa, che comunque lavora con lui, lo aiuta per le traduzioni in italiano, perché lui parla argentino, mi ha detto, guarda, male non ti fa di sicuro, le fa continuamente, lo di pulizia alla gente, e fa anche le pulizie in casa. Ma come avete sentito nell'altro messaggio dell'altro video che ho lasciato, Andres ha fatto 2 o 3 volte la pulizia in questa casa e mi ha detto che infatti quando ero arrivato io avevo portato un po' di roba, ma che la casa era pulita e che soprattutto se non sentivo brutte sensazioni nelle stanze andava bene così. E infatti anche lui adesso ultimamente ha confermato che va tutto bene nella casa, quindi lui ha ripulito quello che andava ripulito. Però ecco, volevo comunque risentirlo e chiedergli alcune cose riguardo a questo, ai rituali magari, non lo so, vedremo di fare queste domande, perché io vi ho detto ci possono essere delle interazioni, ma quanto sono pericolose in realtà? Credo poco. Ovviamente lui, essendo un medium, ha a che fare con migliaia di casi, lavorava tantissimo all'estero, so che l'hanno chiamato anche negli Stati Uniti a fare una cosa importantissima, era veramente molto noto, quindi lui ha visto cose eccezionali, ma sono rarità. Le interazioni paranormali negative sono piccolezze. E comunque ci se ne accorge a un certo punto. La suggestione ovviamente non aiuta, perché può incrementare anche delle sensazioni fisiche, è una roba devastante la suggestione. E quindi niente ragazzi, questo è il video dedicato al messaggio. Prossimo video lo lascio in anteprima a chi sta donando su Tipeee. O su PayPal se mi dà il contatto e mi dice guarda voglio entrare nel canale privato Telegram, perché lo rilascerò anche nel mio canale privato Telegram, quello dedicato, il gruppo scusate, dedicato ai donatori. Quindi chi dona sul mio canale può richiedere di entrare in questo gruppo, dove comunque riceverà alcuni video in anticipo. Il prossimo sarà in anticipo e tratterà un argomento molto molto interessante di cui ho parlato con le presenze. Ci vediamo al prossimo video.